Mantieni l'equilibrio, i fagotti li giri. Andriesi Mionevich Filippo, tu fai la pulizia! Ti è severamente vietato assistere alle prove dell'orchestra! Vuoi spacciarti per l'orchestra del Bolshoi? Andremo lì noi, al posto loro! Teatro Châtelet è il sogno di una vita! Non suoniamo da 30 anni, siamo un gruppo di falliti sbandati! Sai fare ancora l'impresario? Ivan Kegebe Gavrilov, tu sei fulminato! Tratta con francesi meglio dello zar! Vorrei intrattenermi gioioso con il signor Duplessis. Potrebbe farmelo introdurre di grazia? Ah, signor Gavrilov, che piacere! Allora, Ivan, il nostro concerto le sembra che sia possibile? Mancano 3 giorni. Non abbiamo percussione e neanche un contrabbasso. Tranquillo, il contrabbasso lo faccio io con la bocca. Allora, chi sarà il solista? L'unica violinista che voglio è Anne-Marie Jacquet. Con quale orchestra? Il Bolshoi. E hai detto no, lui è una leggenda. Dove sono i pullman? Tranquillo, io sono un professionista. Andrei Filippov, Anne-Marie Jacquet. Piacere. Conoscerla per me è una grande erezione. Il famoso temperamento slavo. Dov'è la sua orchestra, signor Filippov? Quella è la mia orchestra! Ma è sempre la stessa cosa con i russi. Ci vuole una botta in testa per farli camminare. Andrei, perché lei ha voluto me? Questo concerto è come una confessione. In ogni nota c'è la vita. Le posso confidare una cosa? Non ho mai conosciuto i miei. Quando suono, vorrei sentirmi addosso il loro sguardo. E se a fine di concerto lei trova suoi genitori? Che significa?